Andato. Internet va. Ok, ci siamo, possiamo cominciare. Allora, faccio una breve introduzione su PizzaDev prima di lasciare la parola ad Alessio che poi ci parla di serverless AWS. Prima di tutto volevo fare una domanda. Quanti di voi sono già stati ad un evento di PizzaDev passato? Ok, o tutti. Allora, grazie per la fiducia rinnovata. Ottimo. Quello che però non sapete probabilmente è la storia di come è nata PizzaDev. Volevo raccontarla per la prima volta, tipo questa storia inedita. E inizia così. All'inizio dell'anno scorso io lavoravo da remoto per un'azienda americana e il lavoro da remoto è bello e tutto, però la critica che mi fanno spesso le persone è: non ti manca il contatto umano con le persone, la pausa caffè con i colleghi, queste cose qui? Lui ha detto di no, però in realtà quello che facevo io compensavo andando a conferenze, eventi che c'erano qui intorno, Pisa, pochi in realtà, nessuno nel 2022, nella prima metà almeno. E quello che è successo è che siamo andati a Firenze, ad un evento di Firenze Dev con Federico, a sentire un talk di Michele Riva, non so se lo conoscete, ma comunque un talk molto interessante. Alla fine siamo anche andati dopo a prenderci una birra e abbiamo passato una buona serata. Fast forward qualche mese, l'azienda americana fa i layoff classici di questo periodo, lascia a casa metà delle persone, tra cui me, e io passo l'estate più bella della mia vita, forse. Cioè, ero libero, ero disoccupato senza dover lavorare, un po' come quando si è bambini e ci sono le vacanze da scuola. E quindi avevo molto tempo libero. Sempre con Federico, coincidenza, tornavamo da un concerto a Milano e mentre siamo in macchina mi viene questa pazza idea di aprire Namecheap e guardare quanto costa il dominio pisa.dev, vedere in caso se è libero. La risposta è sì, è libero, sì, costa poco. Allora gli dico subito a lui in macchina, ma che si fa? Si compra, si fa qualcosa? Da qui poi è nato tutto, cioè questo era giugno, a luglio siamo riusciti ad organizzare il nostro primo evento con Alessandro come primo speaker su Quantum Computing, è andato benissimo, cioè abbiamo avuto, penso, i biglietti sold out nel giro di 48 ore, riempito più di 50 posti. E niente, ora siamo arrivati a, credo, il nostro ottavo evento, avevo detto a Federico che li ricontavo, ma mi sono dimenticato, credo sia l'ottavo. Niente, la mia idea di community è rimasta quella che avevo all'inizio, cioè passare una buona serata come quella che abbiamo passato noi a Firenze, perché per me era impossibile che a Pisa non ci fosse l'equivalente. Infatti abbiamo anche scelto il nome apposta, come esiste Firenze Dev, adesso esiste Pisa.dev. E non facciamo solo eventi, in realtà questa slide vuole dire che sì, ci vediamo una volta al mese circa, facciamo l'evento la sera, ma in realtà è molto di più. Cambio slide. Siamo tutta una community per appassionati di tecnologia, di software, di hardware, di tutto quello che è nei dintorni. Principalmente le discussioni si svolgono su Telegram, se non ci siete, ma probabilmente ci siete, entrate nel gruppo Telegram e basta. Quindi questa era la mia idea di community che voglio portare avanti. Stanno nascendo anche altre iniziative. Proprio parlando del lavoro da remoto, con Federico stiamo provando a lanciare questa cosa dell'andare ogni tanto ad un coworking a lavorare. Io e lui e altri lavoriamo da remoto, però possiamo lavorare da remoto nella stessa stanza per le nostre aziende e magari passare la pausa del caffè insieme e scambiare due chiacchiere. L'ultima volta siamo stati al Nest Hub, qui vicino all'ospedaletto, e penso che ci siamo trovati molto bene, quindi continueremo a farlo periodicamente. Ma non solo, cioè ognuno, vorrei che ognuno, se gli venisse in mente un'idea, la proponesse sul gruppo, mi scrivesse a me o a lui o a tutti e si organizza, si fa. Cioè penso che
abbiamo dimostrato che se uno vuole fare qualcosa si può fare qualcosa, e se siamo qui stasera è frutto di tutto questo. Vado veloce, poi lascio la parola ad Alessio. Volevo anche ringraziare tutte le altre community che esistono a Pisa e nei dintorni. In particolare vorrei citare Schrödinger Hat, che sta organizzando Open Source Day venerdì prossimo a Firenze. I biglietti sono gratuiti, forse ci sono ancora. Il logo di Firenze Dev, a cui appunto ci siamo ispirati all'inizio. Crino è una community che io personalmente non conoscevo, forse non fanno tantissimi eventi, però è interessante, non parla di tecnologia hard skill, parla più di contesto umano che c'è intorno. Crino con la K. Poi c'è GDG che invece sta organizzando la DevFest il 1° di aprile, tra poco, anche lì prendete i biglietti, sarà tutta una giornata. Sono tutti eventi gratis, quindi non c'è motivo per non partecipare. E poi Super Heroes Valley e Ponte Podcast, sono le community di Luca, Alessandro, che ci aiutano sempre a spammare gli eventi e anche hanno aiutato a costruire la nostra base. E infine KDD Lab dell'Università di Pisa, che ci permette di stare qui in quest'aula gratis, lo dico, cioè, la verità. Quindi ringraziamo, gli ha anche messo il logo più grosso di tutti. Questi siamo noi, gli attuali organizzatori, io, Federico, Davide e Luca, che non c'è fisicamente qui, ma è a Barcellona a fare il dottorato. Ma accettiamo nuove persone, il prossimo potresti essere tu. In realtà non serve per forza diventare un organizzatore di Pisa Dev, fare chissà che cosa. Io qui ho elencato un po' di modi diversi per contribuire alla community, secondo me sono i modi più efficaci se uno vuole aiutarci. Il primo è il più facile di tutti, il più banale, il più scontato, però è anche quello che ha un ritorno più immediato, cioè condividere. Non so, condividendo i nostri post sui social o dicendolo semplicemente a amici e colleghi che esiste Pisa Dev, organizziamo gli eventi, aiuta un sacco. Diventare un organizzatore come noi significa investire un po' di tempo, neanche tantissimo, però sì, a scegliere quale sarà il prossimo evento, contattare lo speaker, trovare la location, prenotare la pizzeria per andare a mangiare dopo. Insomma, ci sono queste cose qui che richiedono un pochino di tempo. Diventare uno speaker, accettiamo proposte su Sessionize, se cercate Sessionize Pisa Dev forse lo trovate, se no metterò il link sul gruppo Telegram. Potete proporre talk, non serve essere super skillati, voglio dire. Chiunque può fare un talk su davvero qualsiasi cosa, poi noi valuteremo la proposta, non serve neanche che sia super tecnico, possiamo anche parlare di soft skills o qualsiasi cosa vi viene in mente, anche eventi più brevi da mezz'ora. Quello che vorrei fare. E infine donare i soldi, come dice noi vogliamo i vaini, perché in realtà la mia idea sarebbe iniziare a fare dei gadget, le magliette, gli sticker, qualcosa del genere, quindi c'è bisogno di un po' di soldi, e poi donare noi a nostra volta questi gadget alla community, non so, facendo concorsi, qualche estrazione durante gli eventi, qualcosa del genere. Basta, dopo l'evento andremo a cena all'Arcere alle 8:30, mi sembra, 8:30, per chi aveva preso il biglietto per la pizza. Se non avevate preso il biglietto, quanti di voi hanno il biglietto per venire alla pizzata? 3, 4. No, ho preso, però non ce la faccio. Ti eri cancellato? No. La mangio io. 2, 3, 4, 5, 6. Sai che siamo? 6. Va bene, basta. Si sono anche accese le luci. Perché ho finito. Andiamo alla pizza allora. La pizza è alle 8:30. Nel frattempo vi devo annoiare. Così vi viene una grandissima fame nervosa. No, no, non no. Credo proprio. Va bene. Questo te lo lascio qui perché usiamo il microfono di questo. Certo, ok. L'importante è saperlo. Volete degli auricolari? Ecco.
Io non credo sia. Da dove? Dal dal proiettore. Dall'HDMI del proiettore. Quindi è qui. Sono io. Non ci sarei mai arrivato, però seguendo il cavo HDMI. Benissimo. Mondo moderno. Allora. Vediamo se riesco a far partire la presentazione. Non so mandarlo a tutto schermo, interessante. Perché fa così? Ah, ok, perfetto. Ah, buonasera a tutti. Sono Alessio Di Maria, lavoro in Cloud in Thai Software Solutions, faccio il Cloud Architect. Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie di essere qui, benvenuti. Presentai questo talk, cioè avvii l'idea di questo talk a ottobre, mi pare, del 2022. Vidi il post su LinkedIn di Pisa Dev e dissi ok, non posso perdere questa occasione. E vabbè, intanto vi presento, sono un ex startupper nel mondo fintech, facevamo un'app di pagamento per i distributori automatici. In TimeLink, magari qualcuno di voi è stato nostro utente. Mi occupo anche di Internet of Things e sviluppo embedded, la notte ormai, e di giorno faccio il Cloud Architect con Filippo, mio collega, e in generale mi occupo di integrazione tra sistemi, sia software che hardware. Quindi ho questo ruolo un po' cross, mi occupo tantissimo di automazione. Allora, diciamo l'idea della serata, il piano della serata è quello di fare una breve, ormai non più così breve, comunque un'introduzione ad alto livello del tema. Poi faremo una piccola demo. Volevo parlare del setup dell'environment, ma se nessuno di voi ha intenzione di seguire il codice live, non c'è bisogno. E poi facciamo un po' di live coding per farvi vedere come funziona il sistema. Ok, la prima cosa di cui volevo parlare, insomma, prima di parlare di servizi serverless, sarebbe il caso di introdurre l'architettura a microservizi normali, tanto per avere un'idea di come funzionano. All'interno di un'architettura a microservizi moderna abbiamo sicuramente un backend, una app frontend che può essere un'applicazione Angular, React, oppure un'applicazione mobile, un device IoT, la qualunque, comunque dei client. Si spera un identity provider, un database per la persistenza e poi altri elementi che potremmo trovare, un cache, messaggistica, un message broker per fare intercomunicazione tra i servizi in background, e lo storage magari per gestire degli asset. E in generale stasera ci concentriamo sulla parte di sopra. Allora, facciamo un attimo il punto di come gira l'applicazione. Abbiamo un'applicazione front-end, il client, che fa autenticare l'utente utilizzando l'IDP, tipico flusso out. E poi il client permette di effettuare le chiamate al back-end allegando un token di sessione. Il back-end esegue la business logic e la persiste sul database. Oggi il modo più efficace per distribuire microservizi o comunque per gestirne l'esecuzione in produzione, insomma, è quello di utilizzare Kubernetes. Quanti di voi hanno mai utilizzato Kubernetes? Ok. Vabbè, è una soluzione ottima. Stasera però parleremo di serverless. Comunque abbiamo una code base dove una soluzione Java, .NET, comunque qualcosa che viene, insomma, il vostro software backend viene messo all'interno di un container runtime. In questo caso faccio l'esempio della JVM,
e viene deployato sul cluster attraverso Kubernetes. Lato front-end abbiamo più o meno la stessa cosa, ovviamente produciamo degli asset statici in questo caso e vengono stati su un web server Nginx. Ok, come funziona lo scaling di un'architettura basata su Kubernetes? Abbiamo un picco di traffico, il sistema di autoscaling, che insomma dipende un attimo dall'environment in cui il cluster è deployato, si accorge che ha bisogno, che i nodi sono saturi e c'è bisogno di un nuovo nodo, lo mette in provisioning, scali i pod, una volta che il nodo è pronto i pod vengono deployati sul nuovo nodo, poi abbiamo una riduzione del traffico, speriamo, e il nodo poi viene distrutto. Quindi vediamo un attimo i pro di Kubernetes. Puoi deployarci fondamentalmente qualsiasi tipo di applicazione, perché hai la possibilità di installarlo su nodi di diverso tipo. Pensiamo a software che hanno bisogno magari dell'accelerazione GPU, per fare magari AI, possiamo avere dei nodi specializzati per quella cosa lì, oppure dei nodi che ostano dei database e quindi hanno bisogno magari di una IO molto veloce performante e di parecchia RAM per gli indici o di una cache, insomma. Possiamo avere nodi di diversi tipi a seconda del workload. Uno dei vantaggi è che avendo l'applicazione in running direttamente in running sui nodi, non c'è tempo di warm up. Quindi faccio una richiesta, il container è già in esecuzione, o i container, insomma. Quindi non devo aspettare che il software venga su. Ci pensa Kubernetes a farmi trovare sempre un pod pronto a rispondere. E soprattutto viene il supporto di Kubernetes di ampio spettro. Cioè è un prodotto ampiamente usato sul mercato e quindi insomma. Svantaggi: per avere un cluster Kubernetes dobbiamo avere un nodo sempre online con il control plane, i pod devono essere in esecuzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per poter servire l'applicazione, lo scaling non è così rapido perché appunto per aggiungere un nodo al cluster dobbiamo aspettarne il provisioning. Potrebbe fallire perché, diciamo, sono configurazioni molto spesso eterogenee, no? Pensiamo a ambienti multi-cloud o appunto il caso che descrivevo prima con nodi di diverso tipo. Insomma, all'aumentare la complessità è facile che qualcosa si rompa. E questo ci porta agli altri costi di manutenzione. Quando abbiamo un cluster Kubernetes, comunque abbiamo bisogno di un sistemista, un team dedicato che si occupi esclusivamente dei sistemi. E qua parlo degli operatori. Gli operatori sono, possiamo vederli come dei demoni che si occupano di creare risorse all'interno del cluster. Insomma, servono molto per fare l'integrazione del cluster all'interno dell'environment. Pensiamo per la gestione dei secret, piuttosto per la gestione dei record DNS, networking. E gli operatori sono di diversi tipi e, insomma, richiedono un'expertise dedicata per tirarli su. Soprattutto queste cose. Kubernetes è un progetto molto attivo, quindi ogni release porta nuovi problemi. Però, in generale, il talk di stasera non vuole screditare Kubernetes. Anzi, è semplicemente sto motivando il motivo per cui esistono anche applicazioni serverless. Ok, quindi stavamo parlando di architettura microservizi, ora parliamo di nanoservizi. Come facciamo ad avere un'architettura serverless, un'architettura back-end senza server? Non esiste. È una bugia, non esiste. Cioè, i server devono esistere e quindi possiamo andare tutti a casa, che non ci sono. Abbiamo i server, no, va bene, per questo ci vengono in aiuto i vendor infrastructure as a service.
Qua c'è una foto di AWS, perché stasera parliamo di AWS. Comunque, quello che ci offrono i vendor Infrastructure as a Service, ci garantiscono i vari pezzi dell'infrastruttura, ci rendono accessibili i vari pezzi dell'infrastruttura attraverso delle API, che sono standard. I data center sono estremamente reliable, i servizi sono scalabili by design, e in generale un vendor, quando deployiamo un'applicazione magari su AWS, Azure o Google Cloud, si occupa di fornirci tutti i pezzettini necessari a mantenere la nostra infrastruttura online. Quindi quando utilizziamo un vendor lo sposiamo, e questo ci procura Virtual Private Network, DNS, database, hosting, ci dà tutto di solito, ok? Nel linguaggio di quel cloud provider. Quindi vediamo gli altri Infrastructure as a Service vendor, insomma questi sono i più grandi. Stasera parliamo di AWS, ma i concetti di cui parleremo stasera sono facilmente riportabili anche su altri. Ovviamente in forme diverse. Una cosa di cui parlerò è il fatto che tutte queste API, tutti questi servizi che andiamo a utilizzare sono estremamente vendor dependent, ok? Quindi, perché AWS, Infrastructure as a Service, standard de facto, per quanto mi riguarda, il modo in cui noi intendiamo l'Infrastructure as a Service, oggi l'hanno inventato loro. Hanno disegnato un'architettura che è Infrastructure as Code Ready, quindi il 99,9% delle operazioni che possiamo fare all'interno di AWS sono completamente automatizzabili e è possibile effettuarle tramite API. Quindi possiamo avere dei bot che lavorano per noi. Well documented, quindi la documentazione è ben documentato. Molti servizi, la maggior parte dei servizi esistono da molti anni, è accessibile fondamentalmente. Ci basta una carta di debito e possiamo registrare un account. Downside, quello che deployate su AWS molto spesso rimane su AWS, quindi molto spesso siete obbligati a modificare la vostra applicazione per girare sul vendor specifico, ma non è un problema AWS, è un problema diffuso. Molte procedure sono convolute e poco ortodosse, e non tutti i servizi raggiungono lo stesso livello di qualità. Quindi, quando vedete uno dei 130 servizi e più di AWS, non tutti sono buoni, ok? Molti sono custom, richiedono tanto tempo per essere debuggati e integrati, e quindi dovete sempre considerare che tipo di servizio state introducendo all'interno della vostra applicazione o soluzione. Quindi vediamo un attimo l'evoluzione per arrivare a Function as a Service, che è il tema di stasera. Un tempo avevamo l'on-premise, in realtà ancora c'è l'on-premise, quindi abbiamo immaginato organizzazioni che tengono i server in casa. Qua faccio il salto. Infrastructure as a Service, prendiamo questi server, li virtualizziamo, li portiamo all'interno di un data center. Quindi gira su run on VMs. CAS, Container as a Service, le applicazioni non girano più all'interno delle macchine virtuali, ma vengono containerizzate. Fino ad arrivare a Function as a Service, il codice gira ancora in un container, però non deployiamo più le intere applicazioni, ma le singole feature, le singole funzionalità, come piccole funzioni. Quanti di voi hanno mai utilizzato una Lambda, magari in Java, C Sharp, JavaScript? Probabilmente anche Python le supporta, non sono molto pratico, però insomma, Lambda, sono funzioni inline, ok? Il concetto è un po' quello di Lambda. Quindi, AWS Lambda is a compute service that lets you run code without provisioning or managing servers. Quindi significa, possiamo deployare il codice senza occuparci dell'infrastruttura fisica. Come funziona? Abbiamo la nostra codebase,
Stasera parleremo di scripting. È possibile deployare anche, anche, anche codice binario all'interno di AWS Lambda, però secondo me facendolo perdete la maggior parte dei vantaggi. Il punto fondamentale è che quello che scrivete su Lambda va ingegnerizzato per essere gestito a, a nanoservizi. Non potete prendere un'applicazione convenzionale e buttarla così com'è all'interno del servizio. Comunque, abbiamo i nostri script, creiamo un bundle e questo bundle viene uploadato su, su cloud e viene generata una funzione. Come possono essere invocate le funzioni? In generale, come ogni servizio di AWS, ci vengono messe a disposizione le API che ci, per che ci abilitano a invocare la funzione. Però, come tutte le API dell'AWS SDK, non sono molto comode da integrare magari all'interno di un'applicazione web. Quindi, per esempio, se vogliamo implementare l'API REST, abbiamo l'API Gateway. Altre cose interessanti, Kinesis e MSK. Kinesis è un gestore di streaming, quindi creato uno stream e permette di dispacciare eventi, pushate gli eventi in questo stream e dall'altra parte avete la possibilità di processare gli eventi in varie maniere, in modo molto scalabile. MSK è l'equivalente, è Kafka all'interno di AWS. Altre cose interessanti, Cognito è l'IDP di AWS e con Lambda è possibile customizzare il workflow di autenticazione degli utenti, quindi le funzioni non svolgono solamente, non eseguono solamente il codice della nostra business logic, ma ci aiutano anche a espandere i behavior e i comportamenti dei servizi in cloud, ok, a decorare la soluzione. Quindi, vantaggi di Lambda, code execution nel container, quindi una volta che funziona, funziona. Paper request execution time resource allocation, quindi su Lambda pagate esclusivamente quello che consumate. Quindi se avete una funzione, per esempio, che richiede solamente 256 MB di RAM, pagherete meno di una che ne richiede 2 GB. Se la funzione non viene eseguita, non pagate. Quindi, e soprattutto pagate il tempo di esecuzione. Quindi se la vostra funzione impiega 5 secondi a rispondere, vi vengono fatturati 5 secondi, non di più. Auto-provisioning e scalability. Lambda scala in maniera autonoma. Ovviamente ci sono delle limitazioni che dipendono dalla vostra tipologia di account, ma diciamo con la carta di debito abbastanza grande potete farlo scalare praticamente all'infinito. E soprattutto Lambda vi permette di controllare i permessi con cui viene eseguito il codice all'interno della vostra infrastruttura e vi mette a disposizione degli ottimi tool per fare monitoring e analytics. Downside, Lambda è estremamente vendor dependent, quindi una volta che l'avete sviluppato su AWS o per esempio su Azure è molto difficile spostare l'applicazione. Abbiamo dei problemi di execution latency perché, al contrario di Kubernetes dove il container è già lì pronto in listening per le nostre richieste, qua su Lambda, nel caso in cui stiamo facendo un cold start, il container va allocato. Quindi se sono parecchie ore che non state invocando il vostro codice, AWS deve recuperare i vostri binari, tirarli dentro un container, insomma, e questa procedura impiega del tempo. Quindi potreste avere delle funzioni che vi rispondono dopo 7-8 secondi la prima volta che vengono invocate. Abbiamo una limitazione nel tempo di esecuzione, quindi una funzione non può durare più di 15 minuti. Nel caso dell'API questa cosa non vi crea grossi problemi. E non avete la possibilità di attaccare un debugger all'interno della runtime e soprattutto l'unica cosa che avete a disposizione è la CPU. Quindi CPU, RAM e network, non c'è altro, quindi nessun tipo di accelerazione.
non potete customizzare l'environment, la macchina fisica su cui viene eseguito il codice. Qui faccio un parallelismo tra i componenti, insomma, come si fa a portare i componenti in un'architettura microservizi in un'architettura serverless. Il backend, ovviamente, abbiamo già parlato, si trasforma in delle funzioni Lambda. Come IDP possiamo utilizzare Cognito? Per la parte di hosting di un front-end, non abbiamo più un web server, ma utilizziamo CloudFront che ci fa da Content Delivery Network, da CDN. E per la persistenza, in questo caso parlo di DynamoDB, che è un servizio che ci mette a disposizione un database NoSQL, fondamentalmente. Ma potremmo tranquillamente parlare anche di Aurora Serverless, anche se utilizzare un database SQL all'interno di un'infrastruttura serverless vi comporta che abbiate dei costi fissi. Stasera cerchiamo di parlare di un'infrastruttura che non ha dei costi fissi, tendenzialmente. Questo è l'obiettivo. Stasera vedremo come deployare una Lambda e una tabella Dynamo, non vedremo la parte di autenticazione. Per chi fosse interessato a questo tipo di tecnologie, in fondo c'è la mia WCard, potete scrivermi tranquillamente. Comunque, proseguiamo. Facciamo un attimo il punto. Stesso diagramma di prima. L'unica cosa che cambia è che ovviamente ci sono i servizi di AWS, per esempio, al posto dell'IDP, e le chiamate a Lambda vengono groppate tramite API Gateway. Ok, per deployare tutti questi servizi all'interno del cloud abbiamo bisogno di aiuto. E AWS ci viene in soccorso fornendoci un servizio che si chiama CloudFormation. CloudFormation praticamente ti aiuta a modellare la tua infrastruttura e a configurare le risorse all'interno di AWS. Quindi creiamo un template che descrive tutte le risorse e CloudFormation si occupa di configurarle, di crearle e configurarle per noi. Così è come appare quello è un frammento di un template CloudFormation, è un file JSON, vogliamo, come lo potete vedere. Sulla destra vi faccio vedere uno screenshot del designer di CloudFormation. Vi dico subito che non è un bellissimo strumento, è veramente ostico da utilizzare, perché mentre andate a compilare i campi non c'è nessun tipo di intellisenso o suggerimento. Sono veramente dei costrutti di basso livello questi qua di CloudFormation. E per questo motivo stasera parleremo di CDK, che ci aiuta a semplificare questo sistema. Comunque, un manifest CloudFormation definisce ogni risorsa che vogliamo deployare all'interno del nostro stack, crea un albero delle dipendenze di queste, quindi una gerarchia, deve sapere in che ordine rilasciarle, se non posso configurare l'API Gateway se prima non genero la Lambda che c'è dietro, ad esempio. Permette di fare manipolazione delle stringhe e di importare e esportare parametri. Quindi abbiamo il nostro manifest, lo carichiamo su CloudFormation, creiamo un change set. CloudFormation si occupa di applicare le modifiche allo stack in cloud. Praticamente quello che fa CloudFormation è fare la differenza tra il manifest che io ho passato prima e quello che io ho passato dopo, e si crea una ricetta, una lista di operazioni per passare da uno stato A e uno stato B. Se qualcosa fallisce, sa tornare indietro. Speriamo. Non sempre. Quindi, buono, ci permette di provvigionare risorse, di aggiornarle, quindi di configurarle e aggiornarle. Desired state paradigm è molto importante perché appunto è quella cosa che vi dicevo. Lui ha la fotografia di quello che c'era prima e lo stato che voglio in questo momento. Significa che io con un manifest non solo posso creare e aggiornare le risorse, ma posso anche distruggerle.
ok? Perché se io levo un elemento dal template, lui per arrivare da A e B ha la possibilità anche di eliminarle. Non vi preoccupate, le risorse che contengono dati di solito hanno una removal policy, che vedremo dopo. Diciamo che CloudFormation usa una filosofia per cui cerca di non danneggiare quello che fa l'utente, quindi fatte sulle risorse rispetto alla configurazione che ha deployato lui. Questo si chiama drift detection. Non permette di revertare le modifiche in maniera automatica, ci sono degli script che ti possono aiutare a patchare drift, però in generale CloudFormation, quando rileva una modifica dell'utente, cerca di non sovrascriverla quando possibile. E poi una cosa molto buona è che CloudFormation è espandibile, quindi ha la possibilità di gestire delle custom resource implementando delle funzioni lambda, anche in questo caso qui. E qua c'è un problema di uovo e la gallina, insomma, se ho bisogno di CloudFormation per deployare le lambda, però CloudFormation ho bisogno di lambda per deployare le risorse, insomma, possiamo avere dei problemi. Downside, sfrutta dei costrutti di basso livello. I template sono poco flessibili, perché sono dei file JSON stupidi, che possiamo aggiungerci chissà quale logica. Gli asset ve li dovete provvisionare a mano, quindi che ne so, se create una lambda, voi vi dovete creare il bundle di codice e uploadarlo sul cloud e dargli le coordinate di dove andarsela a prendere. E ogni stack ha un limite di 400 risorse, e vi garantisco che quando andate a deployare una vera applicazione, 400 risorse su AWS ve le fumate in una settimana, potenzialmente. Già creare un API potrebbe coinvolgere 4-5 risorse differenti. Tutte le policy allegate. No, ma cioè, pensate a un'applicazione magari che ha una cinquantina di API, ok? Non è astruso pensare di avere 50 API all'interno di un'applicazione. Se già creiamo 3 risorse per API, già ti sei fumato 150 risorse. Poi vai a metterci pure le tabelle, le funzioni. È molto facile superarlo con limite. Quindi abbiamo parlato di CloudFormation, ora parliamo dell'automazione dei rilasci, deployment automation, utilizzando il Cloud Development Kit, CDK, il tema di stasera finalmente. Quindi CDK è un framework che ci permette di automatizzare la generazione del template. Quindi non generiamo noi template a mano per CloudFormation, ma scriviamo del codice che genera per noi il template. Quindi è tipo meta programming, perché già il template è la rappresentazione delle risorse che vogliamo creare. E il codice che scriviamo genera la rappresentazione del codice che vogliamo, dell'infrastruttura che vogliamo deployare. Quindi è meta programming. E quello che fa, ci genera il manifest e gli asset che servono a CloudFormation per configurare la nostra infrastruttura. Questo package si chiama Cloud Assembly e viene passato a CloudFormation, per così dire, e CloudFormation si occupa di aggiornare l'account. Quindi CloudFormation ci serve comunque, semplicemente utilizziamo un tool. Lo vediamo attraverso un tool. Quindi, vantaggi del CDK. Definisci lo stack as a code, il tema di stasera. Possiamo automatizzare il provisioning delle risorse per CloudFormation. Quindi non dobbiamo creare il manifesto a mano, forse gli asset. Supporta vari linguaggi. Noi stasera lo vediamo con Node.js e TypeScript, però
è supportato C Sharp, Java, Python, quello che volete. Io preferisco utilizzarlo tramite Node perché su Node ricevete la maggior parte degli update in tempo reale al team. Cioè, io vedo settimanalmente, ogni 3 giorni c'è una nuova minor. È molto importante perché, diciamo, lo sviluppo del CDK segue gli aggiornamenti dei servizi in cloud di AWS. E molto spesso utilizziamo magari servizi che sono molto giovani, hanno 2 o 3 mesi, quindi fa molto comodo. Multiple stack deployment, quindi ci permette di strutturare la nostra applicazione in piccoli sottostack. Possiamo avere uno stack che si occupa esclusivamente di compilare e ostare l'applicazione front-end, uno stack che si occupa esclusivamente delle API. Insomma, ci permette di segmentare la nostra infrastruttura e supporta dei costrutti di alto livello. Non dobbiamo creare ogni singola risorsa, ci dà delle primitive, delle funzioni che in automatico creano tutto il necessario per deployare l'applicazione. Ora arriviamo alla demo, ci siamo, scusate, cioè, tra poco ci siamo. Ok, contro di CDK, AWS only, quindi CDK è fatto per AWS, è una tecnologia per automatizzare il deployment su Kubernetes. Abbiamo CDK Kubernetes, CDK 8S, e poi c'è anche CDK per Terraform. Terraform è un tool che permette di fare infrastructure as code multi-vendor, quindi non supporta solo AWS, supporta anche gli altri vendor. E di recente è uscito in release il CDK Terraform, quindi potete utilizzare i pattern di sviluppo del CDK anche su Terraform e quindi fare infrastructure as code anche sugli altri vendor. Construct.dev è questa pagina che raccoglie tutte le librerie CDK. In questo momento ce ne sono 4, non è che sono 1000. Però è un'ottima iniziativa, perché effettivamente gestire i template di questi prodotti è molto difficile, perché all'interno di un template non avete alcun tipo di documentazione o aiuto. Quindi ogni risorsa dovete prendere, aprire una pagina web, vedere come funziona, e la documentazione non è mai ricca. Invece, vedendo i costrutti attraverso il CDK, CDK ha i supporti di primo livello e secondo livello. Quelli di primo livello sono pari pari quello che andreste a scrivere all'interno dei template. Invece, quelli di secondo livello sono, diciamo, di alto livello. Quindi, dietro un API ci sono diverse operazioni che vengono svolte. Come competitor del CDK abbiamo Pulumi, un'iniziativa open source. Parte come infrastructure as code, non ha un livello intermedio di template, è proprio parte dal codice e c'ha il suo esecutore. Quindi, vabbè. Demo time, vediamo, ok? Quindi qui mi sono preparato una piccola codebase. Se qualcuno ha intenzione di seguire il codice locale o vuole leggerlo mentre vuoi farlo? Ok, allora aspetta, se vuoi puoi recuperarlo da qui. No, ti guardo da qua. Va bene. Ok, allora innanzitutto guardiamo un attimo la codebase. Ah, è vero. Sì, perdonatemi. Solo schermo PC. No? Duplica. Sì. Ok. Allora, vediamo un po'. Quindi abbiamo... la soluzione è composta da 2 pezzi. La parte di CDK, che è appunto dove viene definita l'infrastructure as code,
E dall'altra parte invece app abbiamo l'applicazione back-end. In una, magari se avessimo avuto più tempo vi avrei fatto vedere anche come si deploya un front-end magari scritto in Angular o React e come si fa a configurare l'autenticazione. In questo caso ci limitiamo a eseguire del codice dentro Lambda e esporlo tramite API con l'API Gateway. Quindi andiamo subito a vedere la parte di CDK. Questo qui è un template base customizzato il minimo indispensabile per abilitarmi a farvi questa demo. Cioè, diciamo, in generale i CDK, in generale le Lambda vengono deployate in JavaScript, era abbastanza barbarica, non è elegantissimo ma è efficace per la demo. E poi andiamo a creare l'applicazione CDK e lo stack. In questo momento abbiamo uno stack, non volevo rendere il brodo più lungo del necessario. E qua andiamo a definire tutte le risorse. Definiamo una tabella Dynamo. Questo crea una tabella all'interno di servizio Dynamo. Questo è un layer all'interno del container Lambda, in cui vado a installare praticamente le librerie, la cartella node modules, e questa è la definizione di una Lambda. Quindi vado a definire la runtime con cui voglio che venga eseguita. Il codice è un asset che viene caricato nel main, e niente, passo tramite variabile environment il nome della tabella che viene generata all'interno del CDK, insomma. E poi espongo la Lambda tramite API Gateway. Questo APGV è la libreria del CDK per istanziare un API Gateway. E ora vediamo come funziona. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere era la parte di synth, perché questo processo appunto è in due fasi, no? Prima il CDK crea il Cloud Assembly e poi viene applicato utilizzando CloudFormation. Quindi potrei fare il deploy direttamente, vorrei farvi vedere, insomma, la parte di compilazione. Speriamo. Si blocca tutto. Ah, qui sta compilando il progetto backend, che poi andiamo a vedere dopo. Effettivamente ora, in questi tempi morti, domande? Vai. Ok, bene, piano per tipi di test e per in console del tuo capito originale? Allora, dici per Lambda? No, per CDK. Le librerie sono pensate per TypeScript, quindi non avete bisogno di installare tipi separati. Ti posso mostrare il package JSON. Vediamo, sotto ha già finito, però per rispondere alla domanda, questo qui è il package del progetto CDK, e se vai a vedere, insomma, questo qui è il core del framework. Questa dipendenza qui non viene utilizzata, la possiamo vedere. Questo CDK è il command line, quello sotto la libreria che va importante. Ok. Vabbè, utilizziamo TypeScript Node per non stare a compilare prima di eseguire il codice. Va bene, quindi andiamo a vedere il template. Ora nel terminale lo vediamo male, ma in teoria ce lo dovrebbe mettere in questa cartellina qua. E qua andiamo a trovare appunto le risorse che abbiamo creato all'interno del sorgente. Quindi se vado nello stack, troviamo DynamoDB Table, e all'interno del template abbiamo una tabella Dynamo. Ora prenderò questo template e lo andiamo a visualizzare nell'editor di CloudFormation per farvi capire un attimo la scala delle risorse. Nel frattempo lancio il deployment, ok? Di sta roba.
nascondi, done, cdk, deploy, questo andrà e io vado su AWS. CloudFormation. Ok, vabbè, qua c'è roba mia 2021, ancora non c'è niente. Faccio una cosa strana per visualizzare il template, per aprire il designer. Intanto in background il CDK sta compilando, va bene, fa le sue cose. Io il delay della network non l'avevo considerato nel tempo. Ok, incollo barbaramente il template, aggiorno la visualizzazione. Ok, e qui vediamo le risorse che ha inserito all'interno del template. Non sono ordinate, questo layout, insomma, è autogenerato, non ha alcun tipo di senso. Però quello che possiamo trovare è il metodo all'interno dell'API Gateway, okay? Che dipende, se seguiamo questo filo, dipenderà sicuramente dalla funzione. E vediamo se si riesce. Ok, sì, dipende dalla funzione. Poi la funzione a sua volta dipende dalla tabella. E poi c'è la policy, questo qui è la policy che permette alla Lambda di leggere la tabella, insomma. Quelle poche righe di codice comunque deployano una quindicina di risorse, ok? Questa roba, questo template che comunque è lungo, vediamo quante righe di codice sono, quanto è lungo, sono 600 e rotti righe e noi la vediamo in una manciata di righe di codice. Ogni volta che faccio un deployment, i CDK si occupa di elencarmi, mi chiede la conferma per tutte quelle modifiche che vanno a impattare ruoli e identità. Quindi se ci sono delle modifiche ai permessi, mi chiede la conferma prima di deployare. Ok, ora deploya. Vediamo. Allora, nella prima parte ha caricato gli asset su un bucket S3 e adesso ha chiesto il chain set a CloudFormation qui. Ha chiesto il chain set e ha lanciato l'applicazione. In questo momento il CDK si è spento. Quello che sto vedendo nel log sta avvenendo su CloudFormation. Quindi io qua potrei pure chiudere il terminale. Ormai l'applicazione verrà dispiegata, se non ci sono errori. Allora, andiamo a vedere. CloudFormation. No, questo qui è l'editor. Ok, grazie. Io ho il tick a cercare. Sì, infatti. Sì, davvero, è proprio inefficace. Ok, e quindi vediamo il nostro stack, il demo app in Create in Progress. Aspettiamo, nel frattempo vado ad aprire qualche finestra che ci potrebbe servire. Questo ora. Ok, la Lambda l'ha già creata. All'interno del servizio Lambda di solito ci mette a disposizione un piccolo pannellino quando deployiamo un'applicazione serverless. Questo appunto è un'applicazione serverless, adesso abbiamo un demo app. In questo pannellino di solito ci dà delle informazioni di base, ad esempio l'endpoint dove vengono esposte le API, ci dà un po' una piccola dashboard di monitoring
delle varie risorse. Ecco, questo sarà l'endpoint, ma adesso lo vediamo anche da shell. L'elenco delle risorse che vengono deployate sono 13. E niente, questo, insomma, qui abbiamo dei diagrammi, insomma, ci sono dei grafici che in questo momento saranno piatti. Torniamo al codice, ha finito di deployare, ci restituisce in export l'endpoint dell'API Gateway. Io ho implementato appunto un API che si chiama Orders in post, e stasera andremo a aggiungere altre API alla soluzione, speriamo. Quindi ok, quindi ho fatto una post, mi ha restituito l'ID generato al momento dell'inserimento. Andiamo a vedere come gira il codice. Ad ogni modo dovete capire che questa roba è al 100% autogenerata. Cioè, l'unica cosa che dovete fare per riuscire a deployare questa applicazione è avere un account su AWS e configurare le credenziali all'interno del vostro account locale. Per intenderci, facendo questa procedura, AWS Configure vi chiede praticamente un access, l'user ID e la password, ok? Nelle slide ci sono un paio di screenshot che vi aiutano a configurare appunto l'ambiente. Poi vi faccio vedere. Questo qui è l'utente che ho configurato io. E questa è l'unica procedura che dovete fare. La configurazione, e poi siete in grado di deployare, oltre a installare magari l'AWS CLI. Ok, andiamo a vedere il codice. App backend. Partiamo dallo stack. Ci facciamo un po' di spazio. Allora, questa lambda invoca una funzione che si chiama post order all'interno del file handlers. Quindi vado handlers, post order. Post order, una lambda di solito riceve due parametri. L'evento, che dipende dal servizio che ti invoca. Quindi di solito voi qui avreste any, ok? Per intendersi. E il contesto. Il contesto vi dà delle informazioni molto importanti, per esempio il nome della vostra funzione, eventuali parametri, oppure c'è, per esempio, vi dà questo metodo qui, getRemainingTimeMillis, vi dice tra quanti millisecondi la vostra funzione andrà in timeout. Okay? Questa cosa, quando implementate magari delle procedure batch, è molto importante. In generale, questi tipi, che questo tipo API Gateway Proxy Event, sono definiti all'interno di un pacchetto di tipi che non è molto facile da trovare, perché non so come ti chiami, però è questo pacchetto qui, type AWS Lambda, non è documentato da nessuna parte dove trovare questo pacchetto. Comunque esiste. Ci permette di tipizzare gli eventi che arrivano dalla pigliatura. Riga 6, sboxiamo il body della request in maniera abbastanza barbarica. Body è una stringa, ok, oppure undefined. Lo sboxiamo e lo castiamo al nostro order model, ok. Vabbè, qui faccio un attimo di validazione, se non mi torna qualcosa ritorno 400, altrimenti vado a invocare un DAO, che è un DAO senza DAO, perché questo non è un oggetto, è una funzione statica buttata nel file, data access object DAO, ma questo non è un oggetto. Per semplificare la demo ho evitato di introdurre la dependency injection dentro i sorgenti, e potevo creare un po' di confusione.
Comunque, la prima cosa che facciamo è generiamo un ID e poi questo doc client è la libreria che ci permette di invocare le API di Dynamo, facciamo una put. E poi restituiamo l'oggetto ordine, insomma, con l'ID generato. E, insomma, da qui quello che vorrei fare stasera, in questi 11 minuti che ci rimangono, è espandere questa soluzione. Possiamo decidere di attaccare un dominio custom all'API Gateway, oppure possiamo scrivere delle get, delle post aggiuntive all'interno del servizio. Votiamo. Il dominio custom io ce l'ho già, ho già tutto preparato, però insomma, oppure possiamo provare a fare il quiz, alle 8 finisce, giusto? In punto. Allora potremmo provare a fare il quiz. Okay. Non lo so se funziona il quiz, è la prima volta che lo faccio, non ho mai utilizzato questo servizio, però già, visto che nel pitch di ieri avevo già fatto le domande, provo a riproporle stasera. Cosa si vince allora? Le magliette. Non molto. Ci segniamo il vostro e un giorno ritireremo qua. Voglio un certificato. Le prom vengono impilate nella queue. Vabbè, risorse. Un po' di RAM. Ok, prendetevi questo QR code, io ho bisogno del computer. Aspetta, facciamo così. Espando lo schermo, ok, vi ci lascio il QR code dentro, ok, e io qui c'ho il browser, vediamo se funziona. Allora, login. Siete riusciti a entrare? Allora, aspetta, allora facciamo così, presenta, lanci il polo, get a response, play, ok, dovreste riuscire a entrare adesso. Cioè, ok, un sacco di gente, siamo in 8. Aspettiamo ancora qualche secondo, c'è qualcuno che sta provando? Ci siete? Ci siamo? Partiamo? Praticamente se... Allora, o andate col QR code, oppure andate sul sito web e inserite il PIN. È un'alternativa, non so... Questa cosa l'ho fatta proprio al momento di uscire, quindi non avevo molto tempo. Ci siete? Andiamo? Siete pronti? Vai. Allora. Come si chiama l'identity provider di AWS? Cognito, Potato, Cognito o Romito? Ok, dai, sono 6%. Ok, vediamo, ovviamente era abbastanza semplice questa, andiamo più avanti. Next question. Conta anche il tempo che è impiegato a selezionare le domande. Qual è il vantaggio di utilizzare il CDK invece che usare direttamente CloudFormation? CDK applica le modifiche all'account AWS direttamente da codice. CDK automatizza la generazione del template CloudFormation. Il CDK è un modo standard per fare il provisioning dei vari infrastructure as a service vendors.
6 secondi, 5, 4, 3, 2, ovviamente, insomma, dai. Ci abbiamo Giorgio Kolova in testa. Andiamo avanti. Qual è il max execution time di una funzione AWS Lambda? 300 secondi, 900 secondi, 1800 secondi o illimitato? Sì, questa qui è un po' cattiva perché... Esatto. No, ho fatto questo per portare, perché io nel pitch l'ho detto in minuti, quindi è a 900 secondi per 15 minuti. Andiamo avanti, abbiamo Gabri 9 in testa. Andiamo la prossima, altre due. Perché si chiamano applicazioni serverless? Perché l'infrastruttura viene astratta attraverso l'uso di servizi managed, perché il codice gira sulla blockchain, perché l'infrastruttura viene offerta da un vendor infrastructure as a service. Ragazzi, vedo già che questa qui non l'avete presa tanti. Io voglio gli smart contract serverless. Sì, assolutamente. Gli smart contract non lo sai dove girano, sì. Però paghi un sacco di soldi per eseguirli, quello è sicuro. La risposta era la A, perché l'infrastruttura viene astratta attraverso l'uso di servizi managed. Scusate, sarò l'ultimo a uscire per chi vuole pestarmi. Ok, in testa abbiamo Leonardo, 4 su 4. Per quale motivo potrebbe convenire sviluppare la propria applicazione in modalità serverless anziché in maniera convenzionale utilizzando Kubernetes? Perché Kubernetes è poco supportato e performante, perché non è una soluzione stabile, perché ha dei costi fissi, perché è una tecnologia legacy. Questo ho messo 10 secondi in più per rispondere. Per il prossimo pitch metto 10 secondi. Però chi ci segue alla diretta effettivamente non vedeva il QR code. Ho fatto no, l'ho vista all'inizio. Mi dispiace. Perché ovviamente Kubernetes ha dei costi fissi, per chi non se lo fosse perso. No, aspetta. Infatti. Era l'altro. Ok. Ragazzi. Infografica. Non si... Ok, aspetta, c'è l'infografica, vediamo. Engage participant, cool engagement. Perdonatemi, mi sono perso la finestra della classifica. Però è molto interessante vedere le... Aspetta, vi faccio vedere. Esatto. Allora, abbiamo visto... Allora, vediamo. Ok, la prima era Cognito. Cognato. Automatizza la generazione del template Cloud Formation. 900 secondi. Perché l'infrastruttura viene astratta attraverso l'uso dei servizi managed. Questa qui non l'avete presa molti. Solo io. Me lo immaginavo che ci fosse un troll che l'avrebbe messo. L'ho messa per quel motivo là. Per quale motivo potrebbe convenire sviluppare la propria applicazione in modalità serverless? Perché ovviamente Kubernetes ha dei costi fissi. Mi sono perso la classifica, se mi aiutate a capirci qualcosa in questa interfaccia. Allora facciamo così, intanto duplico. No, ragazzi, c'era scritto chi ha vinto, grazie. Hai vinto te? Ok, perdona. Però la classifica voglio vedere, aspetta. Infografica. Full engagement. Sì, ma io voglio vedere...
Sarebbe bellissimo. Vabbè, no, non posso perché non pago, non pago. Vediamo un attimo. View results. C'era? Oh, top. Ok, dai. Ragazzi, però Leonardo non ha vinto di poco, ha vinto con 15 secondi di scarto. Mi sa che quello che era in testa prima ha sbagliato un minimo. E poi abbiamo Raff che ha avuto sfiga, però solamente 2 su 18 partecipanti, 20 partecipanti hanno azzeccato tutte le domande. Quindi sono stato... ok, sì, scusate. Diciamo la modalità quiz della patente funziona. C'è rimasto un minuto. Mi dispiace, mi sono dilungato troppo. Avrei voluto fare live coding, ma non c'è stato modo. Il pitch era programmato in 80 minuti, ok? Quindi... Sei veramente un nerd, sappilo. Comunque, per chi volesse sviluppare serverless, vi invito a scrivermi. Qua c'è la mia bucard. Insomma, mi potete reperire dove volete. Sì. Le esporto subito così non mi... Ah, questo è un piccolo meme che mi è venuto facendo le slide dall'on-premise agli smart contract su blockchain, anche in onore di uno dei pitch che ho visto, insomma, qui su Pisa Dev. Ragazzi, smart contract veramente sono il futuro, ci batteremo i denti tutti in una decina d'anni. Sia come utenti che come sviluppatori, ne sono sicuro. Quindi speriamo. No, in realtà è un po' futuro distopico. Esatto. Però, insomma, ci dovremmo passare, ci dovremmo arrivare. Allora, grazie mille. Grazie, scusate tanto. In realtà penso ci butteranno fuori a calcio, ma qualcuno ha qualche domanda tipo velocissimo, però? No, vabbè, ma io possiamo continuare a parlare mentre usciamo, quindi anche domande. Allora, non è mai positivo quando non ci sono domande, significa che non c'è. Ciao, devo programmare serverless. Vi passo le slide. Comunque il quiz su slide.